Eccellenza Reverendissima, con grande gioia, a nome mio personale e di tutto il Presbiterio, nonché del popolo santo di Dio qui convenuto a questo solenne pontificale e di tutta la comunità diocesana, porgo a lei i più sentiti e affettuosi auguri per l'undicesimo anniversario di ordinazione episcopale. All'inizio del nuovo anno pastorale è nostro desiderio altresì rinnovare la nostra sincera e profonda gratitudine per il suo ministero vissuto in mezzo a noi con grande generosità a vantaggio della comunità diocesana. In questo secondo anno del cammino sinodale della Chiesa italiana, sollecitati dal cammino già fatto, siamo invitati a crescere nello stile sinodale e nella cura delle relazioni, come pure rendere più efficace l'annuncio del Vangelo. Come Maria, anche noi vogliamo scegliere la parte buona, scelta necessaria ed essenziale, affinché il nostro servizio nella Chiesa e nel mondo abbia una incidenza più concreta e fattiva, nonché una prospettiva eterna per la gloria di Dio e l'edificazione della Chiesa. In questo momento storico altamente drammatico, perdurante pandemia, guerra in Ucraina, crisi economica, eccetera, non possiamo cadere nello scoraggiamento. Siamo chiamati ad essere uomini di speranza. Cristo è la nostra speranza. Come scrive lei, Eccellenza, nelle indicazioni pastorali, voltarsi, convertirsi verso Cristo e ascoltarlo è l'unica scelta necessaria ad ogni nostro pensare, valutare e agire. In questo secondo anno di cammino sinodale, superando ogni forma di individualismo, desideriamo imparare sempre più e sempre meglio a camminare insieme. Auguri, Eccellenza. Il Signore sostenga, ispiri e guidi il suo servizio. La Vergine Santissima e Santa Venera la proteggano.